Il presepe realizzato dai detenuti del penitenziario di Sulmona è stato consegnato ai frati minori della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli ad Assisi attraverso la Caritas diocesana di Sulmona Valva, che ha fatto da ponte tra i detenuti e la Fraternità Francescana, realizzato da mani operose di fratelli che vivono la condizione di reclusione, porta in sé una ricchezza di significato che rende visibili agli occhi del mondo che in Gesù, il Padre che ci ha dato un fratello, che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione, un amico fedele che ci sta sempre vicino, ci ha dato il suo figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato, sottolineato il vescovo Michele Fusco. Nel suo ruolo pedagogico ed educativo, la Caritas cerca di offrire sostegno anche a persone detenute, ex detenute o in esecuzione penale esterna. Da anni la diocesi di Sulmona Valva lavora in collaborazione con il carcere di Piazzale Vittime del Dovere, offre supporto umano e spirituale ai detenuti attraverso la presenza del cappellano, ma anche di Suor Maria, della famiglia delle suore francescane missionarie di Gesù Bambino. Grazie a questo prezioso servizio è nata l'idea, sostenuta dal presule, di un presepe nella città di quel santo, Francesco, che sperimentò sulla sua pelle le umiliazioni, le sofferenze della prigionia.